Ben ritrovati ad una nuova puntata di Banca Informa 2.0. Oggi arriviamo nel Vallo di Diano, dopo essere stati durante questo viaggio tra le filiali della Banca Montepruno, in Cilento, negli Alburni ed in Basilicata. Oggi vi faremo conoscere, attraverso l'intervista realizzata con il preposto Michele Longo, la filiale di Sant'Arsenio. Ubicata nello stesso edificio dove si trova la sede amministrativa e la direzione generale, si tratta di una struttura modernissima e all'avanguardia, realizzata in poco più di un anno ed inaugurata il 15 settembre 2012 in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni di vita della Banca Montepruno. Una struttura in grado di soddisfare al meglio le sempre crescenti esigenze operative della clientela. La filiale si trova in via Paolo Borsellino a Sant'Arsenio e gli sportelli sono aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.15 e dalle 14.30 alle 15.30. Gli uffici di consulenza invece restano aperti fino alle ore 17. Siamo con Michele Longo, uno dei preposti storici della Banca Montepruno, che ha iniziato la sua carriera nella Montepruno e tra poco festeggerà tra l'altro anche le nozze di argento. Ha iniziato con Sant'Arsenio nel Vallo di Diano e sei ritornato a Sant'Arsenio dopo aver fatto il giro di tutte le filiali. Raccontiamo come sono stati gli inizi qui a Sant'Arsenio quando la Montepruno è arrivata nel Vallo di Diano. Sì, diciamo che sì, se non sbaglio parliamo dell'anno 1999. Io chiaramente stavo a Teggiano perché a Teggiano era la sede e a Sant'Arsenio ci stava la tesoreria. E abbiamo cominciato con l'installare il primo bancomat nella zona mercato vicino al Basporto, praticamente al centro di Sant'Arsenio. Abbiamo installato il primo bancomat nel 99 e poi successivamente nel 2000 abbiamo avuto l'autorizzazione per l'apertura dello sportello, quindi siamo diventati tutti gli effetti una banca, anche scritto nel libro delle banche, tutti i riferimenti bancari precisi. Però già nel 99 noi eravamo operativi, mi ricordo all'epoca io stavo da solo, praticamente ero una specie di padrone della banca, soprattutto. Dall'A alla Z, e c'avevamo già un ottimo numero di clienti, il bancomat era molto utilizzato, periodi di affluenza la gente faceva la fila nelle macchine, perché era talmente piccolo il posto nel quale lavoravamo che non c'entravano, stavano fuori con le macchine, facevano la fila nelle macchine. Ecco, poi di lì si è passata l'inaugurazione della filiale vera e propria fino ad arrivare alla struttura dove siamo adesso, una struttura all'avanguardia dove c'è la filiale, c'è anche la sede operativa, la sede amministrativa e la direzione generale. Parliamo della filiale di Sant'Arsenio al giorno d'oggi. Innanzitutto, qual è il tipo di clientela che serve questa filiale? Il target della clientela è una clientela con risparmiatori, classico risparmiatore, perché tenendo presente che c'è una zona vocazione, con molta vocazione al risparmio, però la filiale di Sant'Arsenio in particolare si occupa molto della piccola e media impresa, di quei clienti diciamo i più importanti, più grossi, con volumi più elevati, essendo questa la sede amministrativa. Diciamo che la maggior parte delle industrie, anche quelle dell'Università di Polla, quelle di Atena, quelle più grandi, fanno riferimento alla filiale di Sant'Arsenio. Ecco. Quindi il target è un target anche abbastanza elevato. Non dando dei numeri perché annoierebbero anche, però diciamo che le cifre sono importanti. Sono importanti, secondo me sono dati da banca, non da filiale, perché ci sono molte banche di credito cooperativo che non raggiungono i numeri di questa nostra filiale, insomma. Ecco, l'importanza della presenza qui anche della direzione generale e della direzione amministrativa? È strategica, è fondamentale, perché qua tu risolvi tutti i problemi avendo sopra uno staff dirigenziale di primo piano, quindi il cliente viene seguito da giù a sopra, viene qua, lo soddisfiamo. Fondamentalmente in questa sede voglio rimarcare, forse è inutile, la prima volta che lo dico, la figura del nostro direttore generale, che praticamente è il motivo fondamentale di questo nostro successo. Lo dico con affetto, perché diciamo che sono cresciuto con lui, sono 25 anni che lavoro in questa banca a suo fianco, sempre dietro, perché non sono mai comparso, però penso che oggi il nostro direttore sia uno degli uomini più importanti del Vallo di Diano, e non mi riferisco solo all'aspetto bancario, anche ad altro. Ma infatti, anche perché tu testimoni proprio la vicinanza della banca al territorio, anche in situazioni che non riguarderebbero direttamente la banca. Proprio quello mi riferivo, la presenza costante. Penso che lui ha fatto di questa banca una ragione di vita. Dirò di più, secondo me, dell'intero credito cooperativo. Non penso ci siano tante persone alla sua altezza in tutto il credito cooperativo. Ma infatti lui è inteso proprio banca del territorio, nel senso che una banca che investe sul territorio e aiuta il territorio. E noi abbiamo seguito la strada intrapresa dal nostro maestro. Ecco, parlavi prima dello staff dirigenziale. Ci sono molti ragazzi, molti giovani. E buona parte di questi si sono formati grazie a te. Questa è l'importanza anche della Banca Montepruno, che forma le proprie persone, il proprio staff dirigenziale
con la propria forza lavoro. E infatti moltissimi, lo dicevano prima anche dell'intervista, parlavano con me, siamo tutti quanti passati da Michele Londo. Un direttore dice che un pedaggio da pagare. Beh, io questo vi ringrazio, se sono bravo devo dirlo loro. Per quanto mi riguarda è un piacere, perché tanti ragazzi che vengono, che hanno anche ruoli uguali al mio, mi chiamano ancora direttore, mi danno del voi, vuol dire che probabilmente qualcosa di buono l'avrò fatta. E poi mi piace molto lavorare con i ragazzi. E soprattutto riuscire a trasmettere. Delle volte mi arrabbio pure, non è che sono sempre bravo. Qualche volta diciamo che gli do anche qualche dritta non proprio tecnica, però insomma. Ma serve anche quello. Anche quello. Però di solito diciamo che c'è un ottimo rapporto con tutti. Il fatto che dopo tanti anni non è capitato ancora che uno non mi stima, non mi vuole bene, probabilmente cerco di comportarmi. Non si starebbe altrimenti 25 anni nello stesso posto. E parliamo invece adesso della presenza di un bancomat di una cassa continua che sta a Santa Sena Centro, che è un presidio molto importante soprattutto per gli imprenditori. Sì, soprattutto riferendo al fatto, mi riferivo prima, al fatto che noi abbiamo tanta piccola e media impresa, sono clienti nostri, tutti questi distributori di prodotti petroliferi. Chiaramente noi oltre al bancomat abbiamo messo a disposizione un servizio di cassa continua e diamo la possibilità a loro di poterlo usufruire in qualsiasi momento. Abbiamo dato i tesserini, una serie di attrezzi per utilizzarlo, in qualsiasi momento loro possono effettuare dei versamenti, e questo è importante, togliersi la liquidità da addosso in queste fasi così difficili di tanta delinquenza, quindi loro lo utilizzano e noi tutti i giorni passiamo a raccogliere, due di noi andiamo a recuperare i versamenti e li proviamo a accreditare sui relativi conti. Va benissimo, Michele, io ti ringrazio per la tua disponibilità e ringrazio i nostri telespettatori e rinnovo a tutti l'appuntamento con la prossima puntata di Banca in Forma. Grazie a voi.